pensare anche che la comunità a quanto ha ripartito, che c'è tutto un percorso che sarebbe interessante analizzare, ma non c'è tempo, che porta invece a questa cosa, per cui alla fine si arriva a un sistema che duplica il problema della rappresentanza politica come rappresentanza dei partiti. Ovviamente quando questa rappresentanza salta, perché i partiti non sono più in grado di controllare questo, perché i partiti diventano tanti, tenete conto che fino al 1992 i partiti più importanti sono stati 6, 7 tirando un po' per la giacchetta, poi cominciano a diventare 15, 25, no? Questo pone problemi fra gli equilibri tra le due camere, eccetera, eccetera. Vi do un altro esempio, per esempio, il problema della figura del Presidente della Repubblica. Il più grande giurista dell'epoca, quando c'era la costruente, si chiamava Vittorio Emanuele Gualdo, è considerato il fondatore del diritto pubblico italiano, personaggio immenso a livello internazionale, eccetera, eccetera, che pronunciò un discorso durissimo ai costituenti sulla Costituzione, dicendo che sì, siete stati bravi, vi dirò anche solo, però insomma, più tagliato, io non avete fatto bene, eccetera, eccetera. Tra i vari punti che mi di discussione fu la figura del Presidente della Repubblica, cioè magari costituente, ma voi avete creato, cito testualmente, un fannullone, perché sotto il Presidente della Repubblica non è il potere, non conta niente, non serve a niente, ma dovete eliminarlo. Beh, io ti credo messo gli anni dicevo, sono in prigione, ma sono cioè messo e chi oggi vi fa dopo, Pertini, Scarpa, la Cossiglia, Napolitano, cioè, sarebbe disponibile a definire un fannullone per presentare questo? Perché è cambiata la Costituzione? No, l'articolo di Presidente della Repubblica è sempre quello. No? Parentesi, rimarrà anche nella nuova... No, perché è cambiato l'equilibrio politico, questo sistema. Quando l'equilibrio politico si riceveva da solo, lo spazio di intervento di moderazione del Presidente della Repubblica era ovviamente molto stretto, lo usava, ma lo usava più di quelle quinte, eccetera, eccetera. Quando il sistema ha cominciato, diciamo, ad avere discussioni a vacillare, la politica come la natura non può avere il mondo, questo spazio è stato coperto dal Presidente della Repubblica, che ha scoperto che tiene molti più poteri di quelli che si immaginava potesse avere. Bene, quando è finito il sistema dei partiti, sono ancora 4 minuti, io voglio mantenermi decisamente di tempo. È finito nel momento in cui, tra il 92 e il 94, il sistema dei partiti viene scardinato dai referendum che, come sapete, cambiano il sistema elettorale e Tangentopoli, la crisi, diciamo così, investe di discredito del sistema dei partiti. Ecco, a questo punto torna in campo il problema di Lemazzo. Di fronte a questo cosa facciamo? Ci teniamo un sistema terzo diventato per questo contesto? No, non è possibile, bisogna intervenire. Anche qui di nuovo bicamerale, c'è una bicamerale con De Mita prima, poi De Mita per un piccolo scandalo per rimettersi sulla Iotti, poi c'è un'altra bicamerale con D'Alema. E queste cose cosa fanno? Propongo delle cose, guardate anche qui, alcune cose che oggi sono state completamente dimenticate, per esempio questi due ultimi bicamerali, ma compresa quella di D'Alema, erano molto a favore del semipresidenzialismo, cioè del modello tipo quello francese, no? Oggi semipresidenzialismo è diventato un tabù assoluto, si dicono per carità, sta un uomo solo al comando, non tollerate, cioè, fino a ieri si è detto quella cosa lì, ma naturalmente fino a ieri interessa solo gli storici. Di nuovo, diciamo, messo sotto scrutinio al Senato, si propongono riforme, cambiamenti, certo, del fiorismo. Non si riesce a ottenere nulla. Perché non si riesce a ottenere nulla? Non si riesce a ottenere nulla perché, come sempre, non si riesce a trovare un punto di coagulo.